Rally dei Laghi numero 32, tanti partecipanti, il percorso, il programma, insomma parliamo un po' di questa edizione. Sì, decisamente tanti, molto più di quelli che ci aspettavamo, ma al di là del numero è proprio la qualità. C'è qualcuno che già parla di un pre-campionato italiano, perché con i nostri Crugnola, che è il campione in carica, De Tommaso, che è il vice campione, Scattolon, più altri piloti forti, sono presenti tutti i vincitori delle ultime edizioni del rally, e soprattutto quelli varesini. Quindi sarà molto interessante vedere questo scontro al vertice tra chi lotta per un titolo italiano assoluto, deve difendere un titolo assoluto, e chi invece è un po' il re della nostra, i vari re della nostra gara. Quindi da questo punto di vista siamo molto molto contenti, siamo a più di 120 macchine, quindi un bel successo da questo punto di vista, anche perché siamo proprio all'inizio della stagione. La gara si svolgerà sabato e domenica, il 2-3 marzo, ci sarà la prova, si inizia ovviamente con le verifiche, lo shakedown alla mattina, poi al pomeriggio ci sarà la prova spettacolo a Caravate, e il giorno dopo le classiche prove, il Cuvignone, la Valganna e il Sette Termini. Gara molto impegnativa, adesso vediamo un po' il tempo se ci concederà una tregua, e l'arrivo poi in piazza Montegrappa intorno alle 16, proprio nel centro di Varese. Diciamo che le premesse ci sono, noi ovviamente ci mettiamo sempre la nostra passione, abbiamo l'aiuto di tantissime persone, dagli sponsor agli enti, possiamo notare anche sul nostro pannello che vuole proprio sottolineare la sinergia, perché a volte non è semplicemente chiedere un permesso, ma è proprio un gestire un evento che sul territorio è molto radicato e soprattutto è importante non solo da un punto di vista sportivo, ma anche da un punto di vista turistico ed economico, e questo ci viene riconosciuto e per noi è un po' il fiore all'occhiello.